Buongiorno a tutti, bentornati in un nuovo video, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Sì, sono truccata esattamente come nel video precedente, ma ho un po' di tempo e ho deciso di girare più video insieme. Bando alle ciance, direi di partire subitissimo perché il video potrebbe risultare leggermente lungo, anche se non lo spero. E sono praticamente questo anche è un video haul per quanto riguarda invece il beauty, perché sono stata sia da Kiko che da Sephora, sia da OVS per Essence. Dividerò il video in due parti, quindi ci sarà la parte di Kiko e Sephora insieme che sarà in questo video, e poi vedrete un altro video prossimamente con tutti gli acquisti di Essence che ho fatto, perché effettivamente merita un video soltanto a parte. E direi di partire subito. Allora, ho due buste qui, e specialmente quella di Sephora è bella bella carica. Allora sono stata, partiamo da quella di Kiko, e ho preso quattro cose da provare. Allora, ho speso, ve lo dico subito, 37,85 euro. Ecco qui. Sì, 37,85 euro. Allora, ho preso quattro cose. Per prima cosa ho voluto prendere l'acqua micellare Pure Clean Micellar Biphase Water. Quindi questa è l'acqua micellare bifasica che volevo provare in realtà, all over, quindi va bene sia per occhi che per viso che per labbra, e va bene per tutti i tipi di pelle questo prodotto qui. Cancella anche il trucco waterproof, quindi ottimo. E questo qui è un detergente anti-pollution, quindi anti-inquinamento. Quindi questo qui è il prodottino. Non vedo assolutamente l'ora di provarlo. Sto finendo il mio detergente di Avon, la mia acqua micellare, che ho aperto perché comunque avevo terminato la mia, visto che ne provo, lo sapete, ne provo abbastanza, e al momento sto utilizzando quella di Avon, che l'avevo già lì nel cassetto da un paio di mesi e ho deciso di provarla. E subito dopo di quella vorrei effettivamente provare queste qui di Kiko, perché sono molto molto curiosa. E poi ho preso sempre Pure Clean Micellar Water, sempre un'acqua micellare struccante. Anche questa va bene per viso, occhi e labbra, per pelli normali, ed è questa qui. Questa è semplicissima acqua micellare, questa ha la confezione violetta, mentre questa il contenuto all'interno è rosa. Amo l'acqua micellare, lo sapete, antismog anche questa, le acque micellari le adoro, perché il trucco sul viso lo tolgo specialmente con l'acqua micellare, mentre sugli occhi utilizzo uno struccante bifasico, quindi utilizzo questi due prodottini qui e voglio anche provare questa. Quindi questi saranno i due prodotti che vorrei provare subito dopo aver finito l'acqua micellare di Avon, e vorrei iniziare a provare questi due prodotti qua. Poi ho preso un fondotinta. Allora, intanto vi dico che quanto ho pagato. Allora, l'acqua micellare normale l'ho pagata 7,95 euro, mentre l'acqua micellare bifasica l'ho pagata 5,95 euro. Poi ho preso un fondotinta e l'ho pagato 14,95 euro, e questo fondotinta qui è l'Unlimited Foundation SPF 15, fondotinta lunga tenuta, che è questo qui. Eccolo qui, nella colorazione WB30, è esattamente il colore della mia pelle. L'ho provato in negozio e devo dirvi che praticamente è identico, anche se questo sembra leggermente più arancione a vederlo da lì, ma in realtà è proprio un nude. Questo è il 30, che è warm beige, però effettivamente sul viso l'ho provato anche sul collo e andava molto bene, quindi ho voluto prendere questa colorazione qui, perché sennò le altre risultavano essere troppo troppo chiare, e poi l'effetto Morticia Adams non ne ho voglia. Come ultima cosa, questo l'ho pagato 8,95 euro, ho preso della linea Dark Treasure un matte liquid lip color, questo qui, nella colorazione 04, ed è appunto una tinta labbra di questa colorazione qui.
mi piaceva moltissimo perché è un rosso watermelon bellissimo, quindi ha un colore anguria molto molto bello, eccolo qui. E secondo me anche in questo periodo, non truccando tantissimo gli occhi ma andando semplicemente a mettere un rossetto bello carico sulle labbra, mi piace tanto. E niente, questo è tutto quello che ho preso da Kiko. Passiamo invece agli acquisti di Sephora. Ecco qui, non ho preso tantissimo, la ragazza che mi serve mi ha riempito di campioni e di omaggi, semplicemente perché la scorsa volta quando ho comprato, non l'avete visto nel video, ma avevo comprato delle cose per mia mamma, quindi non aveva senso farvi vedere un video, sono andata e non avevano assolutamente nulla, quindi la ragazza gentilmente mi ha detto: guarda, appena arriva qualcosina da darti, avevamo speso abbastanza, e quindi quando la ragazza mi ha detto: quando compri la prossima volta vieni, passa che ti do, se ho qualcosa di nuovo arrivato ti do quello che l'altra volta effettivamente non ti ho dato. Allora, intanto vediamo che cosa ho preso. Eccoli qua. Allora, ho preso tre cose, poi il resto è tutto campioni praticamente. Allora, le tre cose che ho preso sono... guardando sul sito ho visto delle novità, in realtà adesso l'ho chiamata per farmi mettere via altre novità che sono uscite sul sito, ma vado a ritirare direttamente il negozio, così ho lo sconto del 20%, e siccome sono arrivate, lei gentilmente mi ha detto: guarda, mi sono arrivate queste, te le metto da parte, va bene, visto che comunque ci sentiamo, lei mi dice che cosa arriva e che cosa no, allora gli dico: mettimi da parte questo, mettimi da parte quello. Allora, per prima cosa avevo visto sul sito la nuova linea di Tony Moly, e questo qui è il gattino fantastico. Questo gattino qua è per gli occhi, è uno stick contorno occhi illuminante, defaticante, illuminante. Il gattino è lui, è carinissimo, l'ho pensato veramente da mettere nella borsa da tenere sempre con me, e praticamente è illuminante perché comunque lascia quel veletto di perlescenza. Ora non penso che lo vediate sulla mano perché è veramente una cosa leggerissima, però lo stick è questo, fatto così, e si va semplicemente quando ad applicare sotto l'occhio, quindi dall'occhiaia, semplicemente quando vediamo che l'occhio è particolarmente stanco, comunque se si vuole andare a illuminare quella zona, quindi l'ho pensato proprio da tenere in borsa per tutte le evenienze. Poi ho preso un rossetto Dior, perché sono arrivati i rossetti Ultra Rouge nuovi, e praticamente li avrei comprati tutti. Mi piaceva il fatto che avessero la confezione rossa, quindi differente da quella classica nera, e quindi ho voluto prendere una colorazione. Questa qui è la colorazione numero 851, quindi 851 Ultra Shock. La confezione è questa qui. Qui abbiamo scritto il colore, eccolo qui, e la colorazione che ho preso è questa. Allora, intanto è veramente, il pack è delizioso, è veramente spettacolare, eccolo qui, stupendo, è veramente una cosa favolosa. Sopra ovviamente ci sono la C e la D. E il rossetto in questione è questo colore qui, ora ve lo faccio vedere. Io vado sempre sui rossi, borgogna, i bordeaux, è un rosso, ma è un rosso più bordeaux. Ora ve lo swatcho un attimo così ve lo faccio vedere. È un ciliegia molto scuro, eccolo qui. Mi piace tantissimo, lascia le labbra veramente confortevoli, belle morbide. L'ho provato in negozio e veramente lascia le labbra super super morbide, quindi mi piace veramente tantissimo. Nel frattempo mi sono pulita un attimo alla veloce la mano perché non vorrei sporcare il resto. E l'ultima cosa che ho preso da Sephora, e questa qui la volevo da tantissimo, da quando sapevo che sarebbe uscita, l'ho voluta perché comunque i colori che utilizzo sono
pressoché sempre questi, e mi piaceva un sacco. Quindi appena è arrivata la ragazza mi ha detto: guarda, è arrivata, te la metto da parte, perché la volevo. E sto parlando della Naked Cherry di Urban Decay. Allora, questa è la confezione, l'adoro, è veramente stupenda, l'ho swatchata in negozio, mi piace tantissimo, ha queste colorazioni di rosa, di fucsia, di viola, pazzesche. La palettina è fatta così. Voi sapete che è una sorta di collezione quella che faccio io, le utilizzo tutte perché sono quelle che utilizzo di più, però comunque mi piace veramente tantissimo, quindi questa è lei. E i colori sono bellissimi. Allora, ho già swatchato due colori perché volevo realizzare un trucco con questa, quindi se vedete delle ditate è solamente per quello. Eccola qui, qui abbiamo lo specchio grande e i colori sono stupendi, non vi voglio accecare. Ecco qui, i colori sono veramente veramente pazzeschi. E quindi ho deciso di prenderla, mi piace veramente veramente un sacco. E ora, se riesco, vi dico due prezzi, perché mi sa che lo scontrino ce l'ho qui. Sì, allora, la palette costava, ho scontato tutto del 20%, la palette costava 53, l'ho pagata con 10,60 € di sconto. Il gattino di Tony Moly l'ho pagato 13,90 € meno lo sconto del 20, quindi sono 2,78 € in meno. E poi il rossetto Dior costa 33,50 € e l'ho pagato con 6,70 € in meno, appunto con lo sconto. E poi mi ha veramente riempito di campioni e regalini, perché è veramente veramente splendida lei, davvero. E vi faccio subito vedere che cosa mi ha dato. Allora, intanto partiamo dai campioncini piccolini, insomma quelli in bustina. Mi ha dato due, sempre di Dior, mi ha dato l'Hydra Life, la crema nutriente idratante, che è questa qui. Eccola qui, anche queste io le già utilizzavo l'Hydra Life all'epoca, tanto tempo fa, poi non l'ho più utilizzata, però mi ci sono sempre trovata bene perché comunque è bella morbida, non lascia la pelle unta, si assorbe subito, quindi l'adoro. Quindi io penso che questa sia l'edizione nuova, però è da provare, perché magari hanno cambiato qualche componente all'interno, ma bisogna provare. Poi mi ha dato di Dr. Jart, mi ha dato due campioni, che sono questi due qui, con all'interno tre campioncini l'uno, di cui un tonico, questo qui, poi abbiamo il siero idratante e la crema. Eccoli qua, quindi abbiamo i tre prodottini della stessa linea da provare. Poi mi ha dato, sempre di Dior, un po' di cose. Allora, mi ha dato i sieri, questi qua, della crema, la nuova crema in abbinato con i sieri, vabbè, insomma, quello. Mi ha dato tre sieri, io ne avevo già un campione proprio in pot, tipo mini size della crema, e poi avevo anche la mini size del siero. Ora non mi ricordo di preciso quale siero fosse, ma mi sa quello per la giovinezza, mi pare il plump, però non ne sono sicura. Comunque mi ha dato lo stesso da provare, il plump filler, e poi due di questi qua che sono quelli illuminanti, e questo qua è il glow booster. Me ne ha dati due, questo sono tre, quindi in abbinato alla loro crema, che è ancora lì e non l'ho ancora utilizzata, li voglio provare insieme. Poi mi ha dato di Chanel da provare una mini size, un campione in tubetto di CC Cream con la protezione 50, e questo è un 40 beige. Eccolo qui, solo che secondo me il 40 beige è troppo troppo scuro per me. Quindi vedrò un attimino se provare ad utilizzarli un po' più in là, quando inizio a prendere un pochino più di colore, perché effettivamente questo è tanto scuro. No, forse neanche tanto, è un po' più sul pesca.
quindi sì, è leggermente scuretta per me. Vabbè, ora vedo che cosa farmene, però volevo provare la texture di questa crema, di questa CC cream sul viso, quindi probabilmente la terrò e la proverò un po' più in là, giusto quando sono un pelino più abbronzata. Comunque la confezione è questa qui da 5 ml. Poi mi ha dato quattro cose di Dior. Allora, la prima cosa è il mini mascara, questo qua è il Dior Show Plump and Volume, questo qui da provare, quindi questa è una mini size, ed è quello che si pusha praticamente lateralmente, eccolo qui, questo si va a pushare così e si va a prendere il mascara perché almeno si accumula un pochino più di prodotto sullo scovolino. Anche questi sono utilissimi da portare in viaggio, così si hanno le mini taglie. Questo anche è nero, lo voglio provare perché comunque ne ho sentito parlare bene di questo mascara. Io al momento, ve l'ho detto, mi sto trovando molto bene con il mascara di Clio, che è molto molto simile alla resa del Too Faced, il Better Than Sex, quindi comunque mi ci sto trovando molto molto bene e al momento sono per quello. Però ho tantissimi mascara da provare, sono tutti nuovi ancora, non ne apro 500 perché non ha senso averli tutti aperti, anche perché se si seccano poi sono da gettare via e quindi non voglio assolutamente questo. Quindi finito un mascara ne inizio un altro e li proverò tutti prima o poi, ne ho talmente tanti che li proverò tutti. Poi mi ha dato sempre di Dior, questo qua, cioè veramente fantastico. Allora, sono dei questa è la confezione. Mi ha dato dei magneti, quindi sono delle cosine da applicare sul frigo, e sono delle cornici per la Polaroid. Siccome, eccoli qua, guardate un po', sono spettacolari, veramente sono carinissimi. Sicuramente andrò a inserire dentro la foto della Polaroid che ho fatto già stampare e le andrò ad applicare sul frigo, magari con me e il mio fidanzato, vediamo un po'. Sono bellissimi, sono quattro e quindi non vedo l'ora di attaccarli sul frigo. Poi mi ha regalato poi l'agendina di Dior, questa qui, del profumo di Dior, il nuovo Dior Joy. È tutta argentata, ovviamente sono quelle agendine, quelle cose da tenere in borsa giusto per due o tre appunti. L'agendina è questa, fatta così, tutta argentata, con il bottoncino, eccolo qui, e ha tutti i fogli bianchi con il simbolo qua sotto di Dior e la scrittina sopra Joy to the World. Tutti i fogli bianchi, fantastica, sicuramente la terrò magari in borsa per prendere degli appunti perché secondo me è super super top questa agendina, fantastica. Come ultima cosa, lei sa che adoro le pochette, tutto ciò che ha a che fare con le pochette mi piacciono, quindi alla fine ogni volta che vado, cioè perché alla fine spendo sempre tantissimo da loro, mi regala sempre delle pochettine. E la pochette è nella scatolina, fatta così, è una trousse, una pochettina, e questa è stupenda perché è rosa, lo sapete che io amo e adoro il rosa, è più piccolina rispetto alle altre che ho, e la pochette è questa con la scritta in rilievo Dior, con la stellina qui per aprire la cerniera, diciamo. È veramente adorabile, è piccolina, ecco qua, sta anche veramente in una mano, è bellissima. Questa sicuramente andrà anche lei nella mia borsa, giusto per dividerlo, sapete che io adoro le pochette e adoro organizzare al meglio la borsa, quindi anche lì ci sarà un nuovo, vedrete un nuovo What's in my bag prossimamente. E quindi questa è la pochettina che mi ha omaggiato. E niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere che cosa vi è piaciuto di più degli acquisti che ho fatto, se per caso avete comprato questa qui, la Naked, che cosa ne pensate, fatemi sapere e le vostre opinioni con un commentino qui sotto, mi raccomando. E come al solito vi dico di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritte, fate un bel like al video con un pollice in su se il video vi è piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video, vi mando
un super mega bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!